Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione perché è del 14,7% la percentuale odierna dei positivi in Abruzzo sul totale dei tamponi analizzati. Sono 729 infatti i nuovi casi su quasi 5.000 test. La provincia più colpita rimane quella dell'Aquila, mentre si registrano altri 13 nuovi decessi. Ma dalla mezzanotte scatta la zona rossa, infatti il governatore Marsiglio ha firmato l'ordinanza e anche l'Abruzzo dunque avrà maggiori restrizioni. Noi andiamo a fare il riepilogo dei numeri dell'emergenza sanitaria di oggi e poi andiamo a vedere quali saranno le ulteriori restrizioni dalla mezzanotte in poi. 729 casi di età compresa tra i 2 e i 97 anni su 4.953 tamponi analizzati, pari al 14,7% di positivi sul totale. Sono questi i numeri odierni dell'emergenza Covid-19 in Abruzzo, con l'aumento che porta il numero complessivo dei contagi nella nostra regione a quota 20.552. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 82, di cui 23 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 703, di età compresa tra i 62 e i 98 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti. 590 pazienti più 19 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 66 più 7 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 13.352 più 483 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 6.454 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 221 rispetto a ieri, 3.988 in provincia di Chieti, più 192, 4.200 in provincia di Pescara, più 128, 5.511 in provincia di Teramo, più 175, 208 fuori regione, più 6 e 191 più 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 352.882 test. Da domani, mercoledì 18 novembre, tutto l'Abruzzo sarà zona rossa. Con l'approvazione del ministro della Salute Speranza, il governatore Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza 102 che istituisce una sorta di lockdown light nella nostra regione fino al 3 di dicembre. 21 i parametri in base ai quali è determinato il colore delle zone. In Abruzzo l'indice di contagiosità RT si è abbassato negli ultimi giorni sotto la soglia critica dell'1,5, attestandosi attorno all'1,3 e anche la percentuale dei positivi rispetto ai test in linea con la media nazionale. Qui a determinare la zona rossa quindi non è stata l'irresponsabilità degli abruzzesi o chissà quale negazionista, ma piuttosto il nostro sistema sanitario troppo fragile per reggere la seconda ondata, il cui apparato pubblico è stato depredato negli ultimi decenni sia dalla destra che dalla sinistra. In Italia infatti negli ultimi 10 anni sono stati sottratti ben 37 miliardi alla sanità pubblica. In Abruzzo c'è urgenza di personale e posti letto in terapia intensiva, ma quest'estate non è stato fatto pressoché nulla per prepararsi alla prevista seconda ondata. E ora che questa si abbatte impietosa sugli abruzzesi e ci ritroviamo in zona rossa, appare fin troppo facile per i governanti scaricare la colpa sui governati. Ma indietro non si torna, da domani ulteriori restrizioni, così come prevede il DPCM del 3 novembre. Ed ecco cosa cambia. Vietato spostarsi liberamente anche all'interno del proprio comune di residenza, a meno che non si abbiano validi motivi di lavoro o di salute che dovranno essere autocertificati. Sono però ammesse le passeggiate e l'attività motoria, purché si svolga all'aperto, in forma individuale e nei pressi della propria abitazione. Palestre e piscine però rimangono chiuse, così come ora chiudono anche i centri sportivi. Sono sospese inoltre tutte le competizioni agonistiche, ad eccezione di quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sempre chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, mentre l'asporto rimane consentito fino alle 22, mentre per le consegne a domicilio non ci sono limiti di orario. E rimangono chiusi anche cinema, teatri, mostre e non sono consentiti nemmeno i mercatini di Natale. Ancora aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, così come parrucchieri
parrucchieri e barbieri, ma non i centri estetici. La popolazione inoltre è sollecitata a lavorare il più possibile a distanza tramite smart working o di usufruire di ferie e permessi. E ieri vi è stato un ampio dibattito a proposito delle scuole. Il comitato tecnico scientifico si è spaccato riguardo la possibilità di chiuderle tutte, comprese quelle dei più piccoli. Ma alla fine Marsilio ha deciso rimarranno aperte le scuole dell'infanzia, quelle elementari e le prime medie, mentre dovranno ricorrere alla didattica a distanza anche gli studenti di seconda e terza media, così come previsto d'altronde per tutte le zone rosse d'Italia. E dunque, con l'istituzione della zona rossa che entra in vigore dalla mezzanotte, domani chiuderanno i negozi che non vendono beni di prima necessità. Il direttore provinciale di Pescara, Gianni Taucci, spiega quali saranno. Per molte attività è un colpo duro da assorbire, sperando di riaprire nel periodo prenatalizio. L'ordinanza di Marsilio ci porta in zona rossa. Questo significa che tutte le attività commerciali di beni primari e per i bambini igienico-sanitari e alimentari rimangono aperte. Naturalmente possono essere utilizzate da coloro che risiedono nei comuni dove sono insediate le attività commerciali. I bar rimangono comunque nella stessa considerazione della zona arancione, cioè aperti ma con possibilità solo di fare asporto o delivery. Asporto fino alle 22 e delivery sempre. Gli unici utilizzatori di quella fascia di bar e ristoranti sono quelle persone che, per quanto riguarda i bar, insistono che vanno a lavorare e quindi possono utilizzare quel servizio. Per i ristoranti invece sono aperte a tutte le famiglie che hanno bisogno di ristorarsi e quindi possono andare a ritirare sul posto. Però il concetto di uscendo a prendermi il caffè è molto limitato, perché il problema è di non poter uscire di casa. E rimangono protette quelle fasce di attività per bambini, quindi calzature per bambini e tutto quello che riguarda l'articolo per bambini. Sono consentite tutti quegli articoli specializzati sportivi, perché poi il DPCM dà ancora l'opportunità di poter fare sport singolo. Sono consentite tutte quei negozi di primaria importanza, ferramenta, informatica, libri, cartolerie, che sono affiancate al fatto che se la scuola è aperta e alcuni uffici rimangono comunque aperti, devono comunque dare un certo tipo di assistenza. E poi ovviamente resteranno aperti al pubblico i negozi di generi alimentari, supermercati, tabaccherie e farmacie. Assolutamente sì, lì non cambia niente, perché rientrano nella fascia primaria, per cui rimangono aperti negli orari e nelle fasce già consentite precedentemente. Siamo molto preoccupati perché stiamo in una fascia prenatalizia, per cui forse se avessero agito in anticipo, arrivando in questo momento alla riapertura con una fascia gialla, insomma una situazione comunque di sicurezza, avremmo avuto la certezza che la gente poteva andare a spendere i propri soldi per lo shopping natalizio in tranquillità. Arrivare al 4 significa arrivare un po' borderline. Siamo preoccupati di tutto quello che accade sull'acquisto online e chiediamo a tutti con forza di fare l'acquisto dal 4 in poi e di evitare di fare acquisti online in quelle piattaforme che oltretutto non pagano le tasse in Italia. Ottavo decesso fra i pazienti dell'Istituto Religioso Anziani Antoniano di Lanciano. Si tratta di un pensionato di 90 anni, sempre di Lanciano, morto all'ospedale di Chieti, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Il virus ha aggravato le pregresse patologie. Il direttore sanitario della struttura, Tascione, comunica che al momento la situazione sanitaria all'Antoniano è sotto controllo dopo i 98 casi di contagi totali, tra cui 26 operatori. Ieri era deceduta sempre a Chieti una donna di 87 anni, anche lei di Lanciano, ma la procura di Lanciano ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per verificare eventuali responsabilità sul focolaio di contagio di cui abbiamo appena parlato. La pandemia è esplosa all'inizio novembre l'arrivo dell'esito dei tamponi effettuati il 30 e 31 ottobre. La struttura era già sofferente del numero di personale sociosanitario e
infermieri. In totale sono rimasti infetti 26 operatori nella RSA e tuttora è in emergenza, sia pure con situazione stabile, non trovandosi infermieri nonostante i vari appelli lanciati dal direttore sanitario. La procura vaglierà anche il comportamento delle autorità amministrative e sanitarie competenti. Nella fase primaverile del coronavirus, il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, aveva già aperto indagini ancora in corso sui 10 decessi di ospiti avvenuti al centro anziani Santa Maria di Atessa e sulla gestione pandemica all'ospedale Renzetti di Lanciano, dove ci sono stati 10 pazienti morti, 35 positivi tra medici, infermieri, degenti e 4 reparti chiusi e sanificati. Sulla gestione sanitaria dell'ospedale c'erano stati anche 2 esposti. E andiamo a Teramo adesso, dove il comune dispone la chiusura anche della scuola media Zippilli dopo aver chiuso la scuola elementare Noè Lucidi. Il numero di contagiati alla Zippilli ha imposto il provvedimento, anche se l'assessore comunale all'istruzione Andrea Core assicura che è tutto sotto controllo. Tania Bonnici Castelli. Nella giornata internazionale degli studenti molte scuole chiudono per Covid. A Teramo l'amministrazione comunale bissa l'ordinanza di chiusura di qualche giorno fa della Noè Lucidi e, causa contagi, dichiara chiusa anche la scuola media Zippilli. La situazione però sembrerebbe essere sotto controllo, come assicura l'assessore all'istruzione Andrea Core. Oggi giornata nazionale dello studente, noi invece dobbiamo parlare di chiusura delle scuole. La fotografia delle scuole teramane com'è? La situazione è abbastanza delineata, seppur in continua evoluzione. Abbiamo avuto la settimana scorsa la richiesta di valutazione del rischio epidemiologico per quanto riguardava il plesso della Noè Lucidi, ieri è arrivata la richiesta di valutazione sul plesso Mario Zippilli. È evidente che lì la situazione è leggermente diversa dagli altri istituti, perché sono molte le classi interessate, quasi il 50% dell'istituto è sottoposto a tracciamento, isolamento fiduciario e quindi dovrà essere sottoposto a tampone. Parliamo di numeri molto ampi, per quello l'amministrazione di concerto con la ASL ha deciso di intervenire e di sospendere l'attività didattica in presenza. L'abbiamo fatto con tempestività non appena abbiamo ricevuto comunicazione, così come con tempestività e con programmazione ogni settimana riceviamo gli aggiornamenti da parte delle dirigenti, quindi ad oggi ci sentiamo di escludere altre situazioni quantomeno meritevoli di una particolare attenzione. Abbiamo sporadiche classi poste in isolamento in ogni istituto, ma sono ricondotte a numeri minimi e quindi non voglio parlare certamente di situazione sotto controllo, ma di relativa tranquillità in una fase emergenziale estremamente complessa. Sul problema dei contagi negli istituti scolastici teramani, la grande raccomandazione che il sindaco D'Alberto lancia alla cittadinanza è quella della comunicazione trasparente e tempestiva delle famiglie alla scuola in caso di positività accertata con metodi privati e successivamente della scuola all'ASL competente. È necessario essere tempestivi, immediati nelle comunicazioni, quindi nel rapporto tra le famiglie e le scuole, con la scuola che deve assolutamente attivare il protocollo della circolare ASL, quindi mettere in sicurezza le nostre classi immediatamente, anche da comunicazione di caso positivo da laboratorio privato, e invitare l'ASL e comunicare alla ASL questo dato per consentire l'attivazione del protocollo sanitario. Il sindaco di Teramo, in qualità di presidente dell'ANCI, ricorda ancora una volta al governatore Marsilio, che ha deciso di tenere parzialmente le scuole aperte in Abruzzo, di mettere subito a sistema il metodo dei tamponi rapidi per la sicurezza degli alunni. Con il Presidente siamo stati chiari. Se si decide, come si è deciso, di portare avanti l'attività didattica in presenza, lo si deve fare innalzando il livello di sicurezza e la tempestività nei controlli. Nuovo protocollo sanitario immediato sullo schema di quello adottato dalla circolare ASL, che tutte le dirigenti scolastiche devono seguire e attuare tempestivamente, e l'inserimento dei tamponi rapidi all'interno del sistema scolastico. E con Roberto Monfredini di Confindustria L'Aquila facciamo il punto della situazione per quanto riguarda lo stato di salute delle imprese dell'Abruzzo interno. Le prospettive degli imprenditori, causa recrudescenza dell'epidemia, non sono infatti incoraggianti. Confindustria chiede un'ulteriore accelerazione della ricostruzione dell'Aquila e lo sblocco degli investimenti sulle infrastrutture. Si prevedeva che ci sarebbe stato comunque un recupero in tutta la fase post primo lockdown,
e adesso con l'introduzione, con la recrudescenza del virus ci si aspettava comunque uno scossone, anche se settembre ha avuto un calo un po' più forte, ottobre c'è stato un leggero recupero, però per i prossimi mesi non ci sono previsioni rosee. Ci si aspettava questa cosa perché comunque il virus sta colpendo in tutta Europa, quindi tutte le economie europee nonché mondiali di conseguenza vanno di conseguenza con questa nuova recrudescenza del virus, si stanno bloccando, si sta tendendo a spostare gli investimenti più in là nel tempo. Nel piccolo, quindi per quanto riguarda chiaramente anche le attività inerenti alla provincia dell'Aquila, quali possono essere i risolutivi appunto per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese anche nei territori appunto più piccoli come quello della provincia aquilana? In provincia dell'Aquila, se già si potesse dare un ulteriore, dico ulteriore perché è già comunque in corso, accelerazione alla ricostruzione della città dell'Aquila e degli investimenti già progettati per tutta la provincia dell'Aquila, già sarebbe un grande passo. Comunque lo sbloccare tutti gli investimenti sulle infrastrutture già previsti e già finanziati sarebbe importante per tutta l'economia, sia della provincia che della regione, perché questo consentirebbe comunque di far partire tutta una serie di nuove iniziative, di nuovi lavori che di conseguenza, allungando la filiera, si arriva fino ad arrivare alla piccola impresa che lavorerà anche per la grande che deve fare questo tipo di lavoro. Veramente in questo periodo parlare di esenzione di tasse mi sembra una cosa quasi ovvia, anche perché venendo a mancare quello che è l'introito da parte delle aziende piuttosto che dei commercianti, è anche abbastanza ovvio che si cerchi di mitigare questa cosa per poter quantomeno mettere un freno a quella che è la mancanza di liquidità fondamentalmente delle piccole imprese e degli artigiani. La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa perpetrata tra il 2017 e il 2018 ai danni dell'azienda sanitaria Teramana. Questo è il secondo scandalo che investe la sanità abruzzese nel giro di poche settimane. Un altro scandalo scuote la sanità abruzzese dopo quello di alcuni giorni fa che riguardava un caso di corruzione e di truffa sugli approvvigionamenti della cardiochirurgia di Chieti. Una storia simile arriva ora da Teramo. La Guardia di Finanza ha scoperto una frode di 347.000 euro perpetrata ai danni della ASL Teramana. Tramite la falsificazione di documenti, gli ospedali della provincia facevano reintegrare la fornitura di dispositivi medici che in realtà non erano stati ancora utilizzati. Erano così organizzati i dirigenti dell'ospedale Teramano e rappresentanti delle società concessionarie e distributrice, tra cui l'ex primario di radiologia medica Vincenzo Di Egidio. Fornivano vari presidi medici utilizzati proprio nel citato nosocomio di Teramo per interventi effettuati da gennaio 2017 a giugno 2018. La truffa aggravata è stata consumata attraverso la falsificazione di documenti attestanti l'utilizzazione dei dispositivi medici nel corso degli interventi e quindi la necessità di utilizzo di questi apparati e il loro necessario e successivo reintegro assicuravano il costante approvvigionamento di detti apparati, mettendo ovviamente, inducendo in errore anche la farmacia ospedaliera per effettuare successivi e sempre nuovi acquisti. Sette le persone indagate, quattro le imprese coinvolte. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli indagati in forma equivalente a quel che sarebbe il profitto del reato. Confiscati così beni per un valore di oltre 264.000 euro. L'indagine poi ha permesso all'azienda sanitaria Teramana di bloccare i pagamenti delle ulteriori attrezzature mediche già ordinate, così da evitare la spesa inutile di oltre 80.000 euro. Un mese di lavoro intenso al servizio della città, questo è il bilancio del sindaco di Chieti Diego Ferrara, che ha sottolineato anche l'importanza dell'approvazione ieri della variazione di bilancio da 14,5 milioni di euro impostata dalla precedente amministrazione. Un mese di amministrazione Ferrara Chieti, sindaco, primissimi bilanci, 30 giorni di gran lavoro per lei e per la giunta.
veramente di gran lavoro e anche di, io direi, grandi risultati, ovviamente che ci portano e ci devono spingere a lavorare ancora alacremente in questa maniera. Per quanto riguarda le politiche sociali, abbiamo intanto riattivato il progetto Chieti Sostiene, avevamo deliberato di mettere il 7% dei nostri emolumenti per le persone bisognose. Un'altra cosa che abbiamo attuato all'interno del comitato operativo del comune, del COC, l'attivazione di una task force di psicologi a cui le persone durante il lockdown, le persone bisognose, anziane o malate possono rivolgersi per avere un sostegno psicologico. Abbiamo definito i piani di utilità collettiva per il coinvolgimento dei percettori di reddito di cittadinanza per pubblica utilità. A livello di lavori pubblici abbiamo anche fatto tanto, per esempio stiamo per aprire, penso lo faremo prima di Natale, il tunnel pedonale. Abbiamo iniziato in questi giorni il cantiere per il nuovo cimitero, abbiamo avuto incontri con gli abitanti di via Don Minzoni, abbiamo riaperto lo stadio Angelini, abbiamo affidato il campo del Sant'Anna alla Chieti Calcio, abbiamo fatto l'accordo per l'affidamento del Pala Santa Filomena alla società Abruzzo di Wally. Ieri Sindaco, in Consiglio c'è stata l'approvazione della variazione di bilancio, un passo importante in questo senso. Nonostante ci fossero delle criticità che ci avrebbero potuto portare a delle diatribe con la precedente amministrazione, abbiamo scelto l'atteggiamento di responsabilità per tutti i cittadini e per andare avanti in questo ambito lavorativo, altrimenti sarebbe il caos. Cambiamo argomento adesso. Un bambino su 10 oggi nel mondo nasce prematuro e a Pescara il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale ha organizzato delle iniziative per la ricorrenza della giornata dei bambini prematuri. È un neonato fragile che ha bisogno di cure particolari, di un'assistenza altamente specializzata e quindi ha bisogno di percorsi assolutamente molto avanzati da un punto di vista diagnostico, tecnico e delle cure. Però ha anche bisogno di tanta umanità, per cui l'umanizzazione delle cure è quello che cerchiamo di fare anche nel reparto di terapia intensiva neonatale, perché il neonato riesce a crescere nella sua completezza sia con le nostre terapie ma anche con l'umanizzazione delle cure, cioè la vicinanza della famiglia, la cosiddetta care. E per farlo crescere sano queste due cose devono procedere di pari passo. Dottoressa, sono state organizzate anche delle iniziative particolari per quanto riguarda questa giornata mondiale del bimbo prematuro? Come ogni anno in tutte le città italiane del mondo verranno illuminati di viola, il colore della prematurità, gli monumenti più importanti. A Pescara verrà illuminata la Torre Civica e il Ponte Flaiano. Un altro evento che abbiamo organizzato è donare a tutti coloro che richiederanno il servizio di Green Bike un calzino viola che è stato cucito a mano dalle nostre volontarie dell'Associazione dell'Abbraccio dei Prematuri. Nello stesso momento si potranno fare delle donazioni libere per un altro grande progetto che è l'acquario in neonatologia e che stiamo portando avanti da un paio di mesi. Adesso apriamo la pagina di sport e calcio di Serie B. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara per preparare il match di sabato alle ore 14 a Ferrara contro la SPAL. Lavoro differenziato per Bocchetti, Omeungai, Jarosinski e terapie per Seter.
proseguono il loro percorso di recupero Drudi e Del Favero fuori nazionali Memusciai e Bellanova. Domani prevista doppia seduta di allenamento presso il Delfino Training Center, partita per la quale il tecnico Massimo Oddo dovrà rinunciare sicuramente a Seter, fuori 25 giorni per la lesione distrattiva di primo grado all'adduttore, e a Jarosinski, problema al menisco ma sembra scongiurato l'intervento chirurgico. Potrebbe rientrare Bocchetti in difesa, al massimo però per andare in panchina. Lo stesso Oddo ieri sera è stato ospite della trasmissione Replay di Enrico Rocchi. Un Massimo Oddo a tutto campo, ospite ieri sera della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, presente ma anche passato con gli ultimi difficili sviluppi della sua carriera e qualche errore commesso. La prima scelta che ho sbagliato fondamentalmente è stata accettare l'offerta del Crotone. In quel momento secondo me è stata una scelta forse poco ponderata, era un momento in cui avrei sicuramente fatto meglio ad aspettare un attimino, fermarmi, riflettere per poi ripartire. Il presente si chiama Pescara, un ritorno in riva all'Adriatico non solo nella sua città ma in un ambiente di lavoro e circondato di persone conosciute. A fronte di ciò le difficoltà dettate da una preparazione iniziata in ritardo e una rosa assemblata in corso d'opera, fattori che hanno reso problematiche le prime giornate. Ed ero consapevole che la parte sarebbe stata difficile, non così difficile, aggravata sicuramente dalla condizione di tanti giocatori che precaria, non per colpa loro ma per tante vicissitudini, tutto questo ha fatto sì che una partenza difficile sia diventata difficilissima. Però è ovvio che quando le cose non vanno bene tu puoi avere tutte le attenuanti di questo mondo, ma alla fine l'allenatore è il primo responsabile, quindi ci sarebbe stata qualsiasi tipo di decisione societaria. Se non c'è stata, evidentemente è perché la società ritiene, ecco, dopo le attenuanti più migliori di quelli che sono stati al fischio finale di Pescara Città. Il mio più grande rammarico fino a questo momento è non aver potuto, e sottolineo potuto, dare una linea precisa, un'identità di gioco. Identità che però sta arrivando, secondo Oddo. Durante il percorso mi sono reso conto di tante altre cose, che magari la difesa trova un po' più di sicurezza stando un po' più bassa, la squadra in generale trova un po' più di certezza di andare meno in avanti all'attacco della palla ma magari stare un po' più compatti dietro. Io ritengo che in questo momento questo tipo di assetto tattico sia il migliore che possiamo avere in questo momento per caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Io non penso che un giocatore come Valdifiori, che ha giocato in A, ha giocato addirittura in nazionale, possa avere problemi a giocare in Serie B a 2 a centrocampo. Non penso che sia un problema. Si è soffermato anche sui singoli. Su Galano Oddo si assume alcune responsabilità, forse l'ho fatto giocare in un ruolo nel quale non si accende, ma in alcuni casi ha fatto difetto l'atteggiamento. Agonismo e determinazione non devono mai mancare. Parole al miele per Memusciai, lo aspettiamo al top, è il nostro Maradona. Quindi l'esposto alla Procura Federale degli Avvocati di Perugia. La forzatura pubblicitaria fine a se stessa, ci dovrebbero essere degli appigli, ma questi appigli non ci sono perché noi, come ho detto prima, abbiamo perso a Pescara e abbiamo vinto a Perugia, abbiamo perso ai calci di rigore, quindi non riesco a capire veramente sulla base di cosa si possano fare questo tipo di azioni che sono assolutamente infondate. Io sono sereno e tranquillo, mi viene da sorridere perché veramente non riesco a capire questa cosa. Probabilmente la frustrazione, e questa la posso capire, la frustrazione di alcuni avvocati che magari sicuramente saranno anche tifosi, li porta a non essere a contatto con la realtà. Adesso scendiamo in Serie C, seduta di rifinitura questa mattina per il Teramo che domani alle 18:30 giocherà al Bonolis. Incontro di recupero della terza giornata contro il Foggia. Direzione affidata a Gino Garofalo di Torre del Greco. Lasic sarà l'unico assente tra i biancorossi e il tecnico Paci medita di riproporre dal primo minuto Bombaggi e Pinzauti al posto di Mungo e Bunino. Ascoltiamo le parole dell'allenatore del Teramo nella conferenza prepartita. Prevedo 2-3 cambi. Le scelte che farò sono scelte che guardano a più elementi, a più componenti. Sicuramente l'equilibrio tattico rispetto alla squadra che incontriamo domani e alla loro modulazione
faranno la differenza per quanto riguarda le scelte. Naturalmente il cambio con i giocatori offensivi è più semplice, è più facile, perché dietro spostare un difensore non è mai facile quando si trova un certo tipo di equilibrio, e quindi i cambi saranno in virtù dell'avversario, in virtù dell'equilibrio che cercheremo di trovare domani. È una squadra giovane rispetto alle altre che abbiamo incontrato ultimamente, quindi faranno dell'aggressività e della corsa il loro punto di forza domani, e quindi io credo che ci dovremmo aspettare una squadra aggressiva, una squadra che correrà molto, che ci presserà molto, perché pressano molto alti, e quindi le insidie sono dietro l'angolo, ma cercheremo di affrontarle con la solita determinazione, perché questa squadra ha dimostrato che se mette in campo le proprie armi, che è l'organizzazione, l'aggressività e l'intensità in tutto quello che fa, allora può competere con ogni squadra, e cercheremo domani di cogliere questa opportunità che per noi è importante. È un po' una sfida nella sfida, cercare di evitare che il Teramo pensi a domenica quando sarà liberati. Certo, perché è nella natura dell'uomo non vivere il momento, non vivere qui ed ora, ma pensare a troppe robe che poi non sono a noi controllabili, e quindi la cosa più importante per noi rimane Foggia. Io spero che non cadremo in questo tranello, ma non credo, perché ho visto la squadra molto concentrata, e la squadra ha avuto un'ottima risposta dopo Catanzaro. Non era semplice, e quindi significa che i ragazzi stanno formando una giusta mentalità, che è quella che a noi interessa, e quindi spero che non cadremo in quell'errore, ma non credo. E questo era l'ultimo servizio. Io vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.